progetto Mandela presenta Autobiografia di uno schiavo, sceneggiato radiofonico in 9 puntate, tratto dall'omonimo romanzo di Frederick Douglass. Riassunto delle puntate precedenti. Freddy, un piccolo schiavo, vive nella piantagione del colonnello Lloyd, dove fa le prime esperienze delle disumane condizioni della schiavitù e della sua ingiustizia. Sua sola consolazione è l'atteggiamento affettuoso di Miss Lucrezia. Trasferito a Baltimora e divenuto adulto, Miss Sofia dapprima lo accoglie come un figlio, poi, su ordine del marito, si fa ostile e smette di insegnare a Freddy a leggere e scrivere. Tuttavia, Freddy continua a istruirsi, aiutato da alcuni amici bianchi. Attraversa giorni di disperazione, non vedendo via d'uscita dalla sua condizione di schiavo. Lo zio Lawson lo risolleva, facendogli prendere coscienza che Dio ha donato a tutti gli uomini la libertà. Durante il suo lavoro in un cantiere, un marinaio antischiavista lo esorta a fuggire. Rispedito a St. Michael's da padron Thomas, che si era risposato con Miss Rowena, una ricca schiavista, vede peggiorare la sua condizione fino a dover rubare per sfamarsi. Anche la speranza sorta dalla conversione di padron Thomas ben presto svanisce. Ma Freddy non si dà per vinto e accetta l'invito di un suo amico bianco ad insegnare ai suoi fratelli a leggere e scrivere presso la scuola domenicale. Padron Thomas fa chiudere la scuola e spedisce Freddy per Sokovey, il domatore di schiavi. Sotto di lui Freddy trascorre i giorni più bui della sua vita, continuamente maltrattato e picchiato, fin quando non decide di ribellarsi e durante una violenta colluttazione riduce Covey a malpartito. Dopo questo scontro Freddy sente ritornare il rispetto per se stesso e rinnova la determinazione di diventare un giorno un uomo libero. Scaduto il termine per il soggiorno da Covey, viene trasferito da Mr. Freeland. Qui le sue condizioni migliorano, organizza una scuola domenicale dove insegna a leggere a molti fratelli con i quali nasce una grande amicizia e comincia a pensare sempre più intensamente alla fuga. Nona puntata. Cari fratelli, siamo qui riuniti in gran segreto per imparare a leggere, è vero? Ma non dimentichiamo che questo non è che il primo passo verso la nostra liberazione. La schiavitù è la condizione più abietta alla quale un essere umano può essere condannato. Ormai ci siamo liberati anche dall'impostura religiosa con la quale dal pulpito di St. Michael's si voleva farci credere che Dio era l'artefice della nostra schiavizzazione e che la fuga fosse un peccato contro Dio. Ormai siamo diventati troppo grandi per le nostre catene. Dici bene, Freddy, ma ho paura che il padrone ce lo leggerà in faccia che vogliamo fuggire. Ci spiano continuamente. Senza rischi, la nostra libertà non farà un passo avanti. Faremo molta attenzione. E che cosa dovremmo fare? Io ho un piano. Avvicinatevi. Prenderemo una delle grandi canoe di Mr. Hamilton e la notte del sabato precedente le vacanze di Pasqua prenderemo il largo e remeremo con tutte le nostre forze per circa 70 miglia. A questo punto manderemo la canoa alla deriva e cammineremo a piedi verso il nord finché giungeremo in uno stato libero. Ma gli stati del nord sono molto distanti. Non ce la faremo mai. La distanza che noi immaginiamo nella nostra ignoranza è molto più grande. Gli schiavisti cercano di impressionarci con un'idea sconfinata del mondo schiavista. Ma noi non sappiamo assolutamente nulla di questi stati liberi. Dove si trovano esattamente? Una ragione di più per andarci. Le acque di quel tratto di mare si agitano all'improvviso e c'è il pericolo di finire inghiottiti. E poi si accorgerebbero subito che manca una canoa. Però sull'acqua abbiamo la possibilità di essere considerati pescatori al servizio del padrone. E d'altra parte, andando per via terra, sapete bene che qualsiasi bianco, se vuole, è autorizzato a fermare un uomo di colore su qualsiasi strada e perseguitarlo e arrestarlo. E c'è anche la possibilità di essere fatti a pezzi dai cani o di venire uccisi per riscuotere la ricompensa. E poi se non riusciamo a fuggire, sapete le crudeli torture che ci aspettano prima di essere venduti nel profondo sud. Per non dire che peggioreremo le condizioni degli altri schiavi. Io preferisco essere ucciso che trascorrere una vita da schiavo. Io non verrò. Stanotte ho fatto un sogno. Ho sognato che venivo svegliato dal rumore di uno stormo di uccelli infuriati e ho visto te. Proprio te, Freddy.
agli artigli di un immenso uccello, mentre tutti gli altri ti beccavano. Poi lo stormo è scomparso, volando verso sud. Stai attento, ragazzo mio. I sogni del venerdì notte sono premonitori. Io proverò ugualmente. Chi verrà con me? Io verrò. Anch'io! Anch'io, perché sei con una grande paura. Conta su di me. La settimana precedente, il giorno fissato, scrissi lasciapassare che attestavano il permesso di andare a Baltimora per le vacanze di Pasqua. La mattina del giorno stabilito andammo come di solito nei campi, ma col cuore che batteva forte per l'ansia. Chiunque ci conoscesse intimamente avrebbe potuto capire il nostro segreto. Le parole stesse del nostro canto la dicevano lunga sulle nostre intenzioni. O Cana, dolce Cana, sono diretto alla terra di Cana. Mi è sembrato sentir dire che ci sono leoni lungo la strada. Non ho intenzione di restare qui più a lungo. Correte da Gesù, attenti al pericolo. Non ho intenzione di rimanere qui più a lungo. Sandy, sono preoccupato. Ho il presentimento che siamo stati traditi. Qualcosa me lo dice. Sai, è strano, ma lo temo anch'io. Guarda, il cancello della casa di Mr. Freeland è pieno di poliziotti. È proprio la fine per noi. Siamo stati certamente traditi. Ormai scappare è impossibile. Manteniamo il nostro sangue freddo e neghiamo sempre tutto. Eccoli che arrivano con Mr. Freeland. Freddy, vieni avanti. Ci sono alcuni signori che vogliono vederti. Eccomi. Cosa volete? Metterti queste manette. E per quale motivo? Ti sei cacciato in un bel guaio. Farai meglio a non opporre resistenza. Ti porteremo a St. Michael's, dal tuo padrone, dove sarai interrogato. Incrocia le mani. E tu, come ti chiami? John. Queste sono per te. Forse sarà meglio che cerchiamo quei lasciapassare, che sicuramente Fred avrà scritto per sé e per gli altri. Sarà affatto, Mr. Freeland, non appena li avremo immobilizzati. E tu? Harry. Incrocia le mani. No. Non vuoi incrociare le mani? No. Vedi questa pistola? Se non incroci subito le mani ti faccio saltare il cervello. Uccidetemi, uccidetemi pure. Tanto non potete uccidermi che una sola volta. Sparate, sparate e andate al diavolo. Io non mi lascio legare. A questo punto ci fu la zuffa. Tutti si gettarono addosso a Harry e riuscirono a legarlo. Io, approfittando del trambusto, buttai, del tutto inosservato, il mio lasciapassare nel fuoco. La confusione dovuta alla mischia li indusse a rinunciare per il momento alla ricerca dei lasciapassare. Fummo legati a tre cavalli e a testa e piedi nudi trascinati lungo la strada verso la prigione. Ma guarda che si deve vedere! Impiccarvi tutti dovrebbero! Invece di essere riconoscenti ai vostri padroni che vi sfamano, vi ribellate pure! Ma che impiccare! È troppo poco! Questi dovrebbero bruciarli tutti! La pelle dalla schiena dovrebbero togliere a queste scimmie! Dio della giustizia e della misericordia, dove sei? Perché questi uomini malvagi hanno il potere di calpestare i nostri diritti, i nostri sentimenti? Spero che almeno voi, fratelli, non mi portiate rancore per avervi trascinato in questa disgraziata impresa. Tranquillo, stai tranquillo, Freddy. La lotta per la libertà, i suoi rischi, lo sapevamo tutti. Ma che cosa devo fare nel mio lasciapassare? Mangialo, non basta strapparlo. Passa voce e non confessare niente. Alt! Siamo arrivati al carcere di Easton. Voi due sarete in questa cella e voi tre in quest'altra. Bene, bene, arriva nuova merce. Vi hanno beccato, eh? Così volevate scappare. Se tutti facessero come voi, noi commercianti di schiavi finiremo in mezzo alla strada. Senti qua questo come sodo e guarda che bei denti. Anche questo non è male, giovane, spalle larghe. Ha solo gli occhi che non mi piacciono. Mi vorresti come padrone? Qualche giorno con me e ti caccerei alla svelta il diavolo che è in corpo. Dopo qualche mese passato nel carcere, nella penosa incertezza di essere venduti nel profondo sud, arrivò Mr. Freeland, che fece liberare tutti tranne me, che venivo così separato per sempre dagli amici più cari. Ero solo e abbandonato tra le mura di pietra di una prigione, destinato ad una vita di miseria perpetua. Ma in questa disperazione anche per me venne un raggio di luce. Padron Thomas, con mia grande sorpresa e sollievo,
venne alla prigione e mi fece uscire e mi rimandò a Baltimora con la promessa che mi avrebbe emancipato a 25 anni. Poco dopo mi affittò ad un grosso armatore, Mr. Gardner, e mi ritrovai così in un cantiere. Ehi, Fred! Vieni ad aiutarmi a spostare questa legna! Fred! Vieni ad aiutarmi a segare questa tavola! Fred! Vai a prendere il piede di porco! Ehi, Fred! Tieni l'estremità di questo cavo! Un momento! Come faccio ad arretta a tutti? Negro, apri gli occhi! Perché non scaldi un po' di pece? Schiavo dannato! Se ti muovi, t'ammazzo! Tu non ammazzi nessuno! Avete sentito? Dobbiamo sopportare anche queste insolenze! Non vi basta fare concorrenza sleale a noi operai bianchi! I nostri salari si sono ridotti della metà, per colpa vostra. Non ho scelto io di nascere schiavo. Non è con me che devi prendertela, ma con i padroni. A ben vedere poi, siamo tutti schiavi. Noi del singolo padrone, voi dei padroni collettivamente. A noi sottraggono direttamente, senza formalità, quello che a voi sottraggono indirettamente. Ma sentilo come parla bene, deve essere uno di quelli istruiti. Ammazzatelo, ammazzatelo! Ammazzate il maledetto negro! Fategli saltare le cervella! Ne seguì una zuffa, dalla quale uscii piuttosto malconcio, essendo stato assalito da tutte le parti. Padron Hugh si indignò moltissimo per l'accaduto, ma non per il sopruso subito da un uomo, ma per l'attentato alla sua proprietà. Il suo atteggiamento mi convinse una volta di più della bontà della mia decisione di fuggire. Mi preparai il terreno, ottenendo da Mr. Hugh la possibilità di trovarmi lavoro per mio conto. Ne guadagnai la fiducia, conseguendo regolarmente ogni fine settimana il mio salario, mostrando così di essermi assoggettato alla più clamorosa delle ingiustizie, quella di consegnare il frutto del mio lavoro al padrone che non aveva lavorato. Finalmente decisi di fuggire il terzo giorno di settembre. L'unico dispiacere era dato dalla sensazione dolorosa di essere sul punto di lasciare un gruppo di amici onesti ed affettuosi. Per il resto, non lasciavo padre, madre, famiglia o parenti, il che mi rese più facile commettere quel capolavoro di furto che fu la riappropriazione del mio corpo e della mia anima. Avete ascoltato Autobiografia di uno schiavo di Frederick Douglass. Il programma è stato realizzato nei laboratori di Progetto Mandela. Interpreti: Alessandro Bassetti, Valeria Bonifazi, Valentina Boria, Donatella Calamita, Daniela Carpisassi, Riccardo Celi, Domenico Cialfi, Letizia De Angelis, Susanna Di Vincenzo, Simona Gentileschi, Roberta Giorgi, Valeria Gubbiotti, Paola Manella, Lorenzo Marcellini, Sara Masci, Lucio Mattioli, Simone Mazzilli, Noemi Nori, Tommaso Onofri, Barbara Pacciaroni, Valentina Palazzari, Romina Paperini, Massimo Petrucci, Marco Pimpolari, Marco Plini, Giorgia Porchetti, Sara Quarantini, Marcello Ricci, Paolo Roncaglia, Claudia Sabatini, Lorenzo Schinco, Daniele Tinarelli, Eleonora Tombesi, Matteo Travaglini, Massimiliano Usignoli, fonico Paolo Chiari, assistente Andrea Taglia, regia Irene Lösch.